violenze contro i medici, con una lettera al Premier Meloni, l'appello del Presidente Anelli per l'applicazione di concrete misure di contrasto. Carenza di medici, dagli ordini provinciali le indicazioni per frenare l'esodo e rendere più attrattiva la professione. La giornata del medico a Bari, al Teatro Petruzzelli la cerimonia del giuramento di Ippocrate e la premiazione dei laureati da 25 e 50 anni. È stata una vera e propria escalation di violenze e aggressioni quella delle ultime settimane contro medici e operatori sanitari. Dal Cardarelli di Napoli, dove una specializzanda è stata schiaffeggiata, all'ospedale di Pozzuoli, con l'aggressione a un infermiere, a Barletta, con il sasso lanciato contro il virologo Fabrizio Pregliasco durante la premiazione di un suo libro. E infine l'incredibile spedizione punitiva nei locali del Policlinico Riuniti di Foggia, dove a seguito della morte di una ragazza operata d'urgenza per l'aggravarsi dei postumi di un incidente, una folla di persone, circa 50 secondo la stampa locale, sono riuscite a sfondare la porta e a entrare in sala operatoria, scagliandosi contro i medici. Un chirurgo è stato colpito con diversi pugni in viso, un altro è stato spintonato e una volta a terra colpito con calci e pugni. Una terza dottoressa, infine, ha riportato la frattura di una mano, rimasta schiacciata in una porta nel tentativo di mettersi al sicuro. Fatti di cronaca criminale di una gravità inaudita, tanto che ancora una volta il presidente della Fnamoceo, Filippo Anelli, si è rivolto con una lettera direttamente al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e ai presidenti di regione per chiedere nuove misure capaci di assicurare ai medici condizioni di sicurezza indispensabili per continuare a svolgere la loro professione. Siamo indignati per l'episodio di violenza nei confronti degli operatori sanitari, chirurghi a Foggia. L'evento è stato scatenato dalla tragedia della morte in sala operatoria di una ragazza e ha determinato una vera e propria spedizione punitiva nei confronti dei sanitari. Allo Stato chiediamo che i sanitari, i medici siano difesi, siano messi nelle condizioni di sicurezza di poter operare. Non è possibile considerare oggi che l'accesso in qualsiasi struttura sanitaria sia libera senza le opportune misure di sicurezza. Chiediamo che il Parlamento valuti di estendere l'arresto differito in flagranza anche per le situazioni di aggressione nei confronti dei sanitari. Chiediamo che le strutture ospedaliere, le strutture sanitarie siano vigilate, siano videovigilate in modo tale da applicare le norme previste dalle leggi sulla violenza nei confronti dei sanitari e agli aggressori. Chiediamo una risposta esemplare da parte dello Stato e della Regione. Sempre in primo piano nel dibattito pubblico il problema della carenza di medici sia nelle strutture ospedaliere che sul territorio. Un fenomeno che assume forme e dimensioni diverse tra nord e sud del paese e nelle singole regioni. Particolarmente grave è la situazione nelle zone più disagiate, nelle aree meridionali e nelle isole, dove, come in Calabria, si è fatto spesso ricorso ai cosiddetti medici a gettone e all'utilizzo di medici stranieri. Anche nelle aree metropolitane, però, la carenza di personale medico e sanitario comincia ad assumere dimensioni preoccupanti e gli ordini professionali insistono perché vengano adottate tempestivamente misure capaci di frenare l'esodo dei professionisti verso l'estero o verso l'attività privata. È il caso dell'Omceo di Roma, con il presidente Antonio Magi, che chiede l'immediata abolizione dell'incompatibilità e l'adozione dell'atto medico per rendere più attrattiva per i giovani la professione medica. A Roma noi abbiamo avuto un incremento di circa 10% dei colleghi che chiedono addirittura, i giovani chiedono di andare a lavorare all'estero. E questo è un dato un po' importante, perché chiaramente vediamo che c'è una disaffezione un po' per il Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto dove, come sappiamo, ci sono anche delle dimissioni prima dell'età pensionabile. Alcuni addirittura neoassunti che si sono licenziati per poi andare a lavorare o nel privato, ma maggiormente
all'estero. Cos'è che non va? È l'attrattività del Servizio Sanitario Nazionale, che non è legata, come magari tutti credono, molti credono, soltanto al discorso retributivo. Sicuramente le retribuzioni sono importanti, dovrebbero essere adeguate a quelle europee, perché chiaramente quando è aperto il mercato il professionista può scegliere dove andare a lavorare, ma soprattutto sulle opportunità che i giovani medici hanno per poter entrare nel mercato del lavoro come medici. Quindi su questo l'estero dà molte più garanzie e soprattutto devo dire un'altra cosa fondamentale, che l'Italia insieme alla Polonia continua a rimanere gli unici due paesi dove non c'è la depenalizzazione dell'atto medico. Quindi i colleghi hanno necessità anche di lavorare tranquilli, sereni, cosa che in Italia questo non accade, per cui ovviamente avendo aperto il mercato, avendo prevista la libera circolazione dei professionisti, i professionisti scelgono, e purtroppo i nostri sono quelli che sono quelli che vanno di più all'estero a lavorare, chiaramente scelgono di andare a lavorare dove su questo si sentono più sereni e più tranquilli. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ricreare attrattivo il Servizio Sanitario Nazionale facendo cosa? Innanzitutto cercare di aumentare il più possibile le retribuzioni, eliminare quella che è l'incompatibilità, perché oggi l'incompatibilità è un discorso anacronistico e chiaramente frena quelle che sono le possibilità lavorative del singolo, quindi in mancanza di risorse l'assenza di incompatibilità potrebbe essere utile a far rimanere i nostri professionisti. La capacità di avere una carriera, di poter lavorare in maniera più serena, quindi depenalizzare diciamo, l'atto medico, e voglio dire che l'incompatibilità e l'atto medico sono a costo zero, quindi non c'è un costo per lo Stato, perché quelle sono due possibilità di risoluzione del problema, di riattrattività dei medici, quindi che possono lavorare tra di noi, ma a costo zero, non ci sono investimenti. Però parlando poi di investimenti, sono necessari, perché oltre alle retribuzioni dobbiamo migliorare quella che è la qualità di vita, quella che sono le sicurezze sui posti di lavoro. Ancora oggi vediamo atti di violenza sugli operatori sanitari e non riusciamo a capire come mai queste persone riescano ad arrivare nei luoghi dove si svolge l'atto medico, dove negli altri paesi europei c'è una separazione completa tra la parte dell'attesa e la parte dove c'è l'attività sanitaria. Bisognerebbe fare come si fa già adesso con la parte amministrativa. Non abbiamo aggressioni agli amministrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Lì abbiamo delle vetrate, magari alle volte anche spesse antiproiettive, non c'è l'accesso diretto negli uffici amministrativi. Ecco, dobbiamo ricreare la stessa situazione, perché gli operatori devono poter lavorare in sicurezza. Festa della professione medica ed odontoiatrica dell'Omceo di Bari, giovedì 12 settembre, nella storica cornice del Teatro Petruzzelli. Nel corso della manifestazione saranno celebrati i professionisti che hanno compiuto i 50 e i 25 anni di laurea, con il dono di una medaglia e di un'attestazione di riconoscimento del traguardo raggiunto nella professione. Nell'occasione, i neolaureati iscritti agli albi proferiranno il giuramento che esprime i principi fondanti della professione e verrà anche conferito il premio per la Buona Medicina 2024. All'evento parteciperanno anche coloro che sino ad oggi hanno ricoperto la carica di presidente e presidente CAO di questo ordine provinciale. Un appuntamento, quello di giovedì prossimo, particolarmente sentito da tutti i professionisti del capoluogo pugliese, perché rappresenta un momento di coinvolgimento tra le diverse generazioni di medici e di condivisione di esperienze professionali e valori etici, come sottolinea il presidente dell'AFNOMCEO e dell'OMCEO di Bari, Filippo Anelli. Il 12 settembre al Petruzzelli di Bari si celebrerà la festa della professione per tutti i medici iscritti all'ordine dei medici, chirurghi e degli odontoiatri di Bari. Sarà un momento di grande festa, perché si incontreranno chi ha raggiunto questo straordinario traguardo dei 50 anni di laurea con quelli che hanno compiuto 25 anni di laurea e soprattutto con i giovani che vorranno e dovranno giurare sul giuramento professionale per iniziare la loro professione. È un passaggio di testimone tra chi sinora è riuscito attraverso la sua professione a garantire il diritto alla salute dei cittadini e chi raccoglie questo testimone in un momento certo difficile, non facile, della nostra società e del nostro Servizio Sanitario Nazionale.
Abbiamo assistito in questi giorni a una recrudescenza degli episodi di violenza. In un mese dedicato, come sempre, al ricordo dell'omicidio di Paola Labriola avvenuto 11 anni fa, il 4 settembre di 11 anni fa. E in questi giorni abbiamo anche assistito non soltanto ad aggressioni, come dire, in tutte le province, ma soprattutto a quella più grave in assoluto, che è quella avvenuta a Foggia contro i chirurghi per la drammatica situazione che si è venuta a creare a seguito del decesso di una giovane paziente. I medici oggi vivono questo profondo disagio, che è legato sicuramente a chiedere maggiore sicurezza negli ospedali, ma anche un maggior numero di medici, soprattutto una maggiore attrattività del sistema, che riconosca l'autonomia professionale, ma riconosca anche, come dire, la capacità del medico di poter liberamente svolgere la sua professione, non appesantito da carichi di lavoro che spesso sono drammatici e portano al burnout. In questa nostra festa ricorderemo anche, assegneremo il premio della buona medicina e lo faremo alla memoria di Vito Procacci, che, come dire, collega, amico, dirigente del pronto soccorso del Policlinico, ideatore anche di un nuovo modo di organizzare questa struttura per garantire un servizio essenziale alla professione. Lo faremo anche ricordando, come dire, l'impegno a favore dei trapianti da parte di tutto il centro regionale trapianti e di chi è stato anche protagonista di questo, pioniere, come il dottor Cuzzola, ma anche per dare un riconoscimento alla Federspev, ai nostri pensionati che tanto continuano a fare per la nostra salute, con il loro impegno a sostegno di una cultura che è la cultura della solidarietà, la cultura della pace, la cultura della salute che caratterizza un po' il nostro essere medici.